Parti da capo, vai. Come sapete oggi è stato un consiglio comunale un po' particolare perché è stata dedicata la mattina alla discussione sullo stralcio delle cartelle esattoriali proposte dal governo. Già qui c'è qualche cosa di originale. Noi ci siamo lasciati lunedì scorso con il saluto del Presidente Milani che alle 7 la sera ha finito il consiglio ci ha riconvocato, come sapevamo tutti, al giovedì successivo per affrontare in maniera particolare questo tema. Martedì mattina ci è arrivata la comunicazione che il Consiglio era rimandato e questo è un atto assolutamente, ripeto, originale. È successo perché all'interno del Partito Democratico non c'era la convinzione, il desiderio, la volontà di partecipare il giovedì al Consiglio Comunale straordinario e così è stato rimandato. E questo mi è sembrato un atto veramente poco istituzionale. Ma andiamo nel merito della discussione oggi delle cartelle. Io credo che siano due i punti su cui dobbiamo riflettere. Il primo di natura squisitamente economica. Allora io credo che la pubblica amministrazione debba essere guidata e amministrata secondo le regole del buon padre di famiglia. Di cosa discutevamo? Discutevamo dello stralcio degli interessi sulle cartelle dei debitori dal 2012 in avanti. Allora, la cifra relativa agli interessi, di questo si parla, del Comune di Firenze sono circa 5 milioni, che sono una cifra importantissima. Però va analizzato questi 5 milioni, perché sono il frutto di 103.000 debitori. Allora, facendo un conto semplice, se noi dividiamo 5 milioni per 103.000, viene, secondo la media del pollo, circa 48 euro a persona. Ma noi sappiamo che l'80% delle cartelle sono molto basse, molto, molto più basse come importo, quindi stiamo discutendo su mettere, continuare a tenere in vivo una operatività per riscuotere mediamente circa 25 euro a cartella. E la domanda è, ammesso e non concesso, perché il Comune ha già messo come debiti inesigibili questo importo dato a capitale più interessi, vale la pena continuare a mettere a disposizione personale, risorse eccetera, quando il Comune stesso ha ritenuto che questi crediti fossero inesigibili? Seconda considerazione di carattere, diciamo, più alta, se si vuole. Vorrei ricordare che a proposito dello stralcio delle cartelle esattoriali si è già trattato con il governo Renzi, con il governo Gentiloni e con il governo Conte, e il Partito Democratico nei precedenti tre governi ha approvato e votato lo stralcio delle cartelle. Quindi vedo che in tutto questo ci sia una grande ipocrisia e che questo atto sia dovuto non tanto per una questione meramente economica, ma per dare un segnale che il Comune di Firenze dovrà distinguersi rispetto a quanto regolamentato dal governo nazionale. E secondo me così non è il modo più giusto di far politica, perché torno a ripetere, l'interesse della politica dovrebbe essere di fare l'interesse delle persone.